Laudetur Iesus Christus, carissimi figlioli che siete presenti in chiesa e quanti a casa attraverso Radio Domina state seguendo questa solenne liturgia. Può venire adesso il momento di spegnere la candela, come prevede il rito, attenzione però a riaccenderla appena c'è il canone eucaristico. Per tutto il tempo del canone e fino al rito di comunione bisognerà riaccendere la candela e appunto tenerla accesa. Oggi stiamo celebrando questa grande festa antica, solenne, liturgia che gli ortodossi chiamano dell'ipapante, cioè dell'incontro. Ed è precisamente su questo incontro che io voglio fermarmi, cioè l'incontro di Cristo bambino, quel bambino che oggi alla fine della messa in diretta su Radio Domina, dopo il prologo e mentre c'è il canto finale, omaggeremo con un fiorellino da offrirgli, perché poi verrà tolto. Oggi è l'ultimo giorno che nelle chiese, nelle cappelle viene osteso il bambino Gesù, da domani non ci sarà più, ecco. E quindi oggi dopo la messa gli faremo questo, abbiamo pensato, questo gesto che facciamo a nome di tutto il piccolo resto, di regalargli un fiorellino e di essere poi capaci di adorarlo, benedirlo il Signore, il bambino Gesù. Allora l'incontro. La festa nel mondo cattolico è chiamata nel mezzordo purificazione della Beata Vergine Maria. Oggi si chiama più esattamente, direi, presentazione del Signore al Tempio, ma è l'incontro. L'incontro tra questo bambino divino, questo bambino che è il figlio di Dio, questo bambino in cui abita tutta la pienezza della divinità, come dice San Paolo, e il vecchio Simeone. Un bambino è un vecchio. Già Sant'Agostino giocava su questo aspetto cronologico per cogliere un messaggio molto bello. Il novus, la novitas che viene è il bambino. Il bambino, come sappiamo, porta speranza, il bambino porta gioia, mentre dall'altra parte c'è il Vetus, il vecchio Simeone. E dice Sant'Agostino è il papante, l'incontro tra Vetus e novus, tra il Vecchio Testamento, è un'espressione sbagliata dire Vecchio Testamento, è più giusto, come ormai si è imposto, dire Antico Testamento, ma l'idea del Vecchio non è poi così sbagliata, cioè di fronte all'arrivo di questo bambino che è il Figlio di Dio, il Salvatore di tutte le genti, tutto ciò che è antico viene trasfigurato, viene trasformato. E così allora c'è questo incontro. Noi oggi celebriamo la festa di questo incontro. Il bambino Gesù, il vecchio Simeone. Il bambino Gesù è il Nuovo Testamento, è la legge della grazia, è la giustificazione mediante la fede. Il bambino Gesù è il Redentore, il Messia atteso, l'atteso delle genti, come si dice nell'Antico Testamento. Simeone è tutta la storia di Israele che ha senso in direzione del Messia. I padri greci chiamano il vecchio Simeone o Theotokos, da non confondere con l'altra espressione più solenne, Theotokos. Theotokos vuol dire la genitrice di Dio. Theotokos significa l'accoglitore di Dio, colui che accoglie Dio. Simeone prende tra le braccia questo bambino ed è la congiunzione tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Tutte le profezie messianiche, tutta l'aspettativa intorno al Messia trova il suo compimento. E dice il vecchio Simeone, quell'inno bellissimo che insieme al Benedictus e al Magnificat sono i tre inni del Vangelo dell'infanzia di Luca e che viene cantato e recitato ogni sera con pietà, ora lascia, nunc dimittis Domine, nunc dimittis Domine, servo tu in pace, secondo verbo tu. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace. Perché? Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Videunt, oculi mei, salutare tu. E ancora Sant'Agostino dice che quei due occhi sono due, ogni essere umano ha due occhi. Due come due sono i grandi testimoni dell'Antico Testamento, Mosè per la legge ed Elia
per i profeti, attraverso il vecchio Simeone, il Theodokos, colui che accoglie il figlio di Dio, ora tutti i giusti dell'Antico Testamento, attraverso i suoi occhi, proclamano questa verità di fede. I miei occhi hanno visto la tua salvezza. Quel bambino è la salvezza di Dio. Quel bambino è salutare tuum. Quel bambino è luce, lumen ad revelationem gentium. E così questo, figlioli cari, nei tempi di sincretismo galoppante che viviamo, è il messaggio più forte. Noi vediamo sempre più chiaramente lo sfacelo che sta vivendo il cattolicesimo romano. Il mondo intero ci guarda da 50 anni a questa parte in maniera preoccupata. Tante divisioni, tante correnti ormai, tante interpretazioni. Sembra che l'istituzione romana, l'istituzione cattolica, debba essere destinata a fallire, ma verrebbe meno la promessa di Gesù. Nei giorni scorsi io ricevo tanti messaggi, un tale mi ha scritto: Don Minutella, ho avuto un'idea che lui diceva essere maturata nella preghiera. Dice: noi non dovremmo più avere a che fare con quella che si chiama Chiesa Cattolica, che adesso è guidata da Papa Francesco, dal falso Papa. Noi dovremmo chiamarci Chiesa Cattolica Latina, riconoscendo in Benedetto XVI l'ancoraggio rispetto alla deriva dottrinale, morale e così via che il cattolicesimo romano sta vivendo. Ma la ragione vera, figlioli cari, per cui la Chiesa si è impantanata nelle sabbie mobili della modernità, del modernismo, per dirla anche in termini teologici, è perché ha perduto di vista Gesù Cristo, è perché ha trasformato questo Gesù, che è l'unico salvatore del mondo, in uno dei salvatori. È da qui che parte l'apostasia ed è qui che arriverà l'anticristo. L'anticristo entra quando Gesù Cristo non è più l'unico salvatore. Allora noi dobbiamo rimanere ancorati a questo dato di fede, pronti con gioia a dare anche la vita, come hanno fatto i martiri. Cioè Gesù Cristo è l'unico salvatore. Noi non dobbiamo temere, figlioli cari, le accuse dei modernisti, le critiche dei pasdaran del modernismo, che quando diciamo che Gesù Cristo è l'unico salvatore, non ce ne sono altri, ci vengono addosso dicendo che siamo fondamentalisti, che siamo terroristi cattolici. Non dobbiamo temere questo, anzi, dobbiamo cercare la croce, dobbiamo cercare il dolore se è necessario, dobbiamo cercare la condanna del mondo e solo allora saremo gioiosi, perché annunzieremo al mondo intero, questo mondo disperato, questo mondo smarrito, che Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo è l'unico salvatore. Com'è bella, quale luce arriva nella nostra vita quando guardandolo diciamo: Signore, tu sei l'unico salvatore mio e di tutte le genti. Lumen ad revelationem gentium, luce per rivelare a tutte le genti la salvezza del Padre. Non è Maometto che salva, non è Buddha, non è Confucio, non sono i simposi sincretisti di Abu Dhabi, dove si scrive in maniera apostatica che tutte le religioni sono uguali. Noi ci tiriamo fuori da questo. E questa apostasia serpeggia. Qualche giorno fa una delle mie figlie spirituali mi raccontava che una sua parente le ha mandato un video molto bello, molto suggestivo, nel quale però a un certo punto si parlava di Gesù, della fede, e si citava il Corano. È un video fatto da poco. E questa mia figlia spirituale mi diceva che gliel'aveva mandato una sua cara persona che frequenta la Chiesa. Ecco, il veleno, il virus peggiore del coronavirus che circola tra i cattolici del postmoderno, dell'epoca postconciliare, è esattamente questo: avere dimenticato ed essere giunti a convincersi che Gesù Cristo non è più l'unico salvatore, ma è uno tra i tanti salvatori che potremo mettere a casa. Presto nelle case cattoliche d'Italia vedremo appeso il quadro di Maometto, la mano di Allah. Presto vedremo, o forse già è così,
Nelle case cattoliche d'Italia vedremo Buddha all'ingresso di casa o gli scritti della Bhagavad Gita, cioè dell'induismo. Vedremo preti citare, vestiti magari con abiti arcobaleno, citare Maometto oppure citare il testo di Confucio. Presto vedremo la croce di Cristo scalzata via da questa ondata sincretista che è veramente l'opera stessa dell'anticristo. E da allora oggi noi diventiamo teodocoi, accoglitori come Simeone. Accogliamo nel nostro cuore più che sulle nostre braccia il Cristo Signore. Guardiamolo con i nostri occhi questo bambino e riconosciamo in lui l'unico Salvatore. Siano nostre le parole che dicono: o polimeni derunt salutare tu, i miei occhi vedono, hanno visto, vedono la tua salvezza. Gesù Cristo è la salvezza di Dio, la salvezza del Padre, è la luce che illumina tutte le genti, tutti i popoli della terra. E questo vuol dire che Gesù Cristo non è Salvatore solo per noi. Quando noi avremo smesso di andare in missione e di annunciare a tutti i popoli della terra, certo nel rispetto che questo comporta, ma annunciare che Gesù Cristo è l'unico Salvatore, la rinuncia a questo annuncio missionario sarà il passaporto, il patentino di appartenenza all'Anticristo. Dobbiamo tornare ad innamorarci di Gesù Cristo. Dobbiamo tornare tutti, noi preti, voi laici, tutti battezzati, ad annunciare che Gesù Cristo è l'unico Salvatore. Questo è il messaggio più bello, questo è il messaggio più attuale di questa festa dell'Immacolata, dell'incontro. Ci aiuti la Vergine Maria, che oggi si presenta al Tempio, come dice San Pio X, per obbedire alla legge, non perché è impura. Lei infatti ha partorito virginalmente il figlio di Dio, e se non porta l'agnello è perché sa già che quel bambino che tiene tra le braccia, che Simeone gli strappa, le strappa, è lui l'agnello di Dio. La Beata Vergine Maria, alla quale Simeone dice: anche a te una spada trapasserà l'anima, è la corredentrice del genere umano, lei porta la luce. È Maria che ci porta Gesù. Quando noi non capiamo questo, non riusciamo ad approdare a Cristo. Gesù Cristo ce lo dà Maria, e Maria ci dà Gesù come luce. Dobbiamo lottare contro le potenze delle tenebre, contro le forze oscure del male. È Maria, la madre del Signore, la corredentrice, che si lascia trafiggere il cuore dalla spada della parola di Dio. Ecco lei che ci dona Gesù, che ce lo dona ancora oggi e ce lo dà come luce delle genti. Possa il nostro cuore cantare questa verità di fede. Tu, Signore Gesù Cristo, sei l'unico Salvatore del mondo. I miei occhi vedono la tua salvezza. Diventiamo anche noi come tanti piccoli teodocoi, tanti accoglitori di Dio, e tutto quello che in noi è vecchio, pesante, smarrito, viene ringiovanito dalla grazia di Dio, rinnovato dall'incontro con Cristo. E che questa luce del Signore Gesù, Salvatore unico e universale di tutte le genti, attraverso il cuore immacolato di Maria, trionfi sul buio dell'eresia, sulle tenebre dell'apostasia, affinché tutta l'umanità possa tornare a Lui, a Gesù Cristo, nel quale soltanto come unico figlio di Dio, primogenito del Padre, vi è la salvezza. Anche noi, come Simeone, diciamo: Signore, vedendoti, i miei occhi hanno visto la salvezza. Laudetur Iesus Christus.